Portiamo nel cuore il sorriso di Madre Teresa e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro cammino, specialmente a quanti soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione e tenerezza. È il mandato col quale Papa Francesco ha concluso la sua omelia nella messa di canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, rivolto in particolare ai volontari ai quali ha consegnato la piccola religiosa, instancabile operatrice di misericordia, come modello di santità. Davanti a 100.000 fedeli arrivati in piazza San Pietro da ogni parte del mondo, il Papa ha proclamato santa l'apostola dell'amore gratuito, riversato verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione. Ha ricordato che Madre Teresa amava dire forse «non parlo la loro lingua, ma posso sorridere» e che la sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali è anche oggi testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Si è impegnata in difesa della vita, proclamando incessantemente che chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato. Ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini della povertà creata da loro stessi. Rivolto ancora ai volontari e agli operatori di misericordia, Papa Francesco ha ricordato che dovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la presenza della Chiesa che sostiene e dona speranza. E di fare questo con la viva memoria della mano tesa del Signore su di me quando ero a terra.